È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale maggiore di Novara. Luciano Falcini, il 68enne domese travolto da una slavina nel primo pomeriggio di oggi sulle nevi dell'Alpe Lusentino mentre stava praticando sci alpinismo fuori dalle piste del comprensorio di Domobianca. Falcini stava scendendo dai 1900 metri della vetta del Moncucco dopo aver affrontato la salita con gli sci ai piedi, attirato dal tiepido sole primaverile e dalla neve fresca caduta in maniera copiosa ancora nelle ultime ore. Appena sotto la croce, all'improvviso, il distacco, una slavina che lo ha travolto e trascinato per decine di metri in un punto molto rapido. Il tutto è avvenuto in pochissimi istanti, sotto gli occhi increduli di altri sciatori che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i pattugliatori della Federazione Italiana Sicurezza Piste da Sci, in servizio proprio a Domobianca. Falcini è stato rianimato sul posto, poi, viste le condizioni, è stato elitrasportato all'ospedale maggiore. La notizia della slavina in poco tempo è giunta nel fondovalle, in città, Domodossola, dove Falcini è molto conosciuto per la sua attività imprenditoriale prima e per la sua passione politica poi. Si attende con apprensione l'evolversi della situazione. Resta da dire che l'ultimo bollettino ARPA indica immarcato il pericolo valanghe su tutto l'arco alpino e dunque consigliato prestare massima attenzione se ci si avventura fuori pista.